Oggi prepariamo il croccante mix di nocciole e mandorle. Prima di aggiungere le mandorle e le nocciole nel caramello, potete tostarle in una padella antiaderente. Mi raccomando, quando versate il croccante sulla carta da forno, non toccatelo mai con le mani, perché è incandescente. Per rimanere aggiornato su altre ricette, iscriviti e attiva la campanellina. Buon croccante a tutti! E continuate a seguirmi, perché nella prossima ricetta vedremo come utilizzarlo in un dolce.